Siamo di fronte a una delle gare storiche del panorama internazionale, prima edizione nel 1923 quando si impose Enea dal Fiume, l'anno scorso fu la volta di Alessandro Bertolini, quest'anno Alessandro Bertolini porta colori della Di Qui Giovanni Androni Giocattoli. Caso una caduta rimediata a Camaiore, è stato costretto a dare forfè. Tra gli altri corridori anche lui, Lorenzo Bernucci, fotografato da Sirotti al rientro alle corse dopo tanto troppo tempo. Quindi LPR Ballan, quindi ancora Di Qui Giovanni Androni Giocattoli, abbiamo visto l'amiche, sono diverse le formazioni anche straniere come il team Tinkoff con Kirienka, e c'è Franco Ballerini perché tra pochi giorni, fra 22 giorni per l'esattezza, ci saranno i mondiali a Varese. E a proposito di Varese, ecco qui un varesino doc come Stefano Garzelli che veste la maglia bianca dell'Acqua e Sapone Caffè Mocampo, soprattutto maglia bianca come leader della classifica europea della Unione Ciclistica Internazionale. CSF Group e il saluto a Gigi Sgarbozza. Buon pomeriggio a tutti, 58esima Coppa Placci organizzata dalla Unione Sportiva Imolese con la regia di Virgilio Rossi. Il percorso, partenza da San Marino, arrivo ad Imola. Prima parte in discesa, dopo 40 km, primo gran premio della giornata a località Saiano, 260 metri di altitudine. Seconda sprint della giornata a Bertinoro, il paese dove è nato e risiede Arnaldo Bambianco, uno dei più grandi campioni del ciclismo degli anni 60, vincitore di un Giro d'Italia. Discesa fino a Forlì in Popoli, da qui si attraversa Forlì e Villanova di Forlì, dove risiede un altro grande del ciclismo internazionale, Ercole Baldini, vincitore dei Giochi Olimpici di Melbourne, di un Giro d'Italia e di un grandissimo campionato mondiale a Reims. Pianura per affrontare a chilometro 120 il circuito finale con la salita di Monte di Nola, uno strappo di 1500 metri, pendenza media 9%, ultimo passaggio del circuito di Monte Nola a 10 km dall'arrivo, è una salita che questa può far male soprattutto nel finale perché ci sono strappi al 13%. Presidente di giuria Raffaele Babini con l'antica terra della libertà, quindi il saluto da San Marino a tutti i corridori, vedete lì in prima fila Maurizio Soler del team Barlor. Viene dato il via ufficiale alle ore 10:50, i partiti 134. E allora, giornata caratterizzata dal grande caldo, dal forte tasso di umidità. Beh, queste sono ormai condizioni alle quali i corridori sono abituati. Vedete sfilare e tutti i ragazzi, a proposito di Gigi, di grandi campioni, beh, la società imolese 40 anni fa organizzò il campionato del mondo. Un Parmense Doc si impose, fu Vittorio Adorni, proprio in queste terre, in terre di Imola. Beh, è stato un grande campionato del mondo dominato da Adorni e da tutta la nazionale italiana, quindi nei primi 5 posti tre italiani con Bidossi, Dancelli e Taccone Piazzati. Si ricordano ancora dopo 40 anni la grande impresa di Vittorio Adorni, quindi questa è una terra di ciclismo perché qui veramente in Romagna, la Romagna, il ciclismo è popolare quanto il calcio, ci sono migliaia e migliaia di cicloamatori, cicloturisti. Ecco le immagini con le telecamere guidate da Nazareno Balani, l'esterna 1 di Bologna che ci accompagna fin qui a Imola con le tante e tante situazioni collaterali relative alla corsa. Qui vedete schierate alcune maglie appunto storiche di campioni del passato che però fanno parte anche, perché no, del presente. Quindi un'esposizione, questa esposizione portata avanti dall'associazione Aver di Imola, e poi lo spinning qui davanti all'arrivo con percorsi virtuali, tutto questo organizzato appunto dall'Unione Sportiva Imolese, e poi la Sagra della Pieffritta, che qui questa è una specialità proprio di queste terre. E allora veniamo alla corsa con il primo attacco di un corridore francese, si tratta di René Mandry della Je Desert, che attacca praticamente al chilometro 1, quindi pronti via, e lui subito pronto ad attaccare, però il gruppo come vedete non lascia fare, lascia solamente un leggero margine di vantaggio a questo giovane corridore e poi riprende la sua corsa fin verso Imola. Ripeto, grande caldo ma soprattutto grande tasso di umidità. Qui cominciamo, Gigi, a studiare un pochino quella che è la salita inedita, voluta e studiata proprio da Virgilio Rossi, che ha preso la presidenza di questa associazione ciclistica. Vedete l'attacco di un uomo Acqua e Sapone Caffè Mocambo, mi sembra
Ci sono gli uomini dell'acqua e sapone Caffè Mocampo. Sì, qui Pasquale che... Muto e guarda Gigi, Lorenzo Bernucci. Eh sì, Lorenzo Bernucci, qui vediamo proprio l'altimetria della salita con i, soprattutto i primi 500 metri contratti addirittura 15%. Pasquale Muto, corridore del team Miche con Lorenzo Bernucci, guarda Gigi chi si rivede. Sì, veramente Lorenzo Bernucci, proprio come tu hai segnalato già Alessandro, torna alle gare ingaggiato dalla Cinelli ODP dopo la positività a uno stimolante anti-obesità al Giro di Germania dello scorso anno, quindi ha scontato un anno di squalifica, lo troviamo alle corse e perdoniamo anche Lorenzo per questa ingenuità, ingenuità perché ancora è un ragazzo forte e lo vediamo, lo sta dimostrando oggi al ritorno alla prima gara. Un ragazzo di talento, non per niente, ha vinto anche una grande tappa al Tour de France. Assolutamente. Pasquale Muto, costante il suo rendimento nell'arco di questa stagione. E poi, subito dopo lo scollinamento, il gruppo si riporta sui due uomini al comando e allora si riforma di fatto il drappello. Gruppo è compatto. Entriamo nel circuito di Imola, un circuito completamente ristrutturato e rimesso a nuovo, questo voluto anche da Daniele Manca che è il sindaco della città di Imola, che ha voluto riportare questo circuito di Imola. Intanto guardate un fuori pista, non di una macchina di Formula 1 ma di un corridore, ha voluto riportare questo autodromo ai fasti di un tempo per riportare anche la Formula 1. Intanto dal 21 la riapertura con una gara di un certo livello e poi la grande voglia di ciclismo dal momento che il sindaco è anche un ex ciclista e un amatore e un amante dello sport delle due ruote, quindi perché no far rientrare nell'autodromo di Imola anche come dire, la passione e riportare la passione per il ciclismo. Sì, e qui veramente c'è veramente grande entusiasmo intorno al ciclismo, tra l'altro proprio l'ultima che Imola si è candidata proprio per organizzare la settimana tricolore del 2009. Penso che ci sono tutti gli ingredienti per ottenere questa grande manifestazione. Infatti mentre vi parliamo, conferenza stampa dell'Unione Sportiva Imolese con il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco, proprio per ufficializzare la candidatura alla settimana tricolore 2009. Quindi a fine giugno prossimo, il 17 di settembre, ci sarà l'ufficializzazione della città, comunque dell'associazione sportiva che avrà in carico di organizzare per l'intera settimana questa tournée tricolore. Ci sono tutte le carte in regola con la possibilità anche per la federazione di organizzare sempre in queste terre l'assemblea elettiva, quindi farebbero l'uno e l'altro. Ma si torna alla corsa Gigi dopo il passaggio qui sotto l'arrivo, ecco sì, infatti... la di qui Giovanni Androni Giocattoli tutta avanti per cercare di tenere alta l'andatura. Beh, qui c'è un Francesco Ginanni che è in grande condizione e che soprattutto cerca, oltre al bianco della propria maglietta, anche l'azzurro che è della di qui Giovanni Androni Giocattoli, ma anche e soprattutto dell'azzurro nazionale. Sì, è proprio così Alessandro, siamo in vista dell'ultimo passaggio, quindi a circa 25 km dall'arrivo, tutta la Serramenti di qui Giovanni Androni Giocattoli in testa al gruppo, stanno tutti lavorando a disposizione di Francesco Ginanni di Casalguidi, provincia di Pistoia, neo professionista, rivelazione della stagione, vincitore del Gran Premio di Garnago, della Tre Valli Varesine e del Giro del Veneto, quindi un atleta candidato alla maglia azzurra dei campionati mondiali di Varese. Non dimentichiamo che l'anno scorso, quando era ancora dilettante, Francesco Ginanni fu l'uomo più titolato dell'intero settore dilettantistico italiano. Ecco che vedete intanto avanti Axelsson, Niklas Axelsson, sempre di questa formazione con Francesco Ginanni che è ben coperto, ben tenuto, lì c'è anche Luca Solari che aveva tentato un assalto, comunque un allungo nei chilometri precedenti. Queste sono immagini dall'alto che ci portano in queste terre veramente belle, affascinanti, non solo perché qui c'è la storia a livello architettonico di architettura, a livello proprio storico-artistico, ma anche perché qui c'è la storia dello sport, non solo con il ciclismo ma anche direi con la Formula 1 e perché no la storia dei motori in generale. Ecco la Cinelli lì dietro in attesa che qualcosa possa succedere. Vedete, il gruppo di fatto è compatto nonostante le asperità, nonostante la natura piuttosto elevata, visto il grande caldo forte di questo plotone di circa 50 corridori, 40-50 unità. Sì, le due squadre che hanno lavorato di più in questo finale, proprio la Serramenti di qui Giovanni Androni Giocattoli insieme all'Acqua e Sapone Caffè Mocampo, soprattutto con i gregari Codol, Failli, Gentili
e Masciarelli Andrea, Masciarella Simone, Masciarelli Simoni, non Francesco, perché Francesco sarà riservato per l'ultima salita. Tanto Pitgorni Gigi scusa lì davanti, mentre adesso è la volta proprio di Luca Solari, ancora lui. Beh, veramente grande la prestazione all'attacco Solari da circa 70 km. Stefano Garzelli alla sua ruota. Gigi, che cosa significa questo? Questa è la sua corsa qui, Garzelli. Non è Garzelli. Comunque sì, il discorso di Garzelli attuale, Alessandro, perché oggi deve dare un segnale importante al commissario tecnico Franco Ballerini, presente qui alla gara. Noi abbiamo per la formazione azzurra problemi d'abbondanza, ma Franco Ballerini chiamali problemi, Gigi. Sì, Franco esatto. Ballerini è così bravo a fare le scelte che non si può fare nessuna osservazione. Comunque io qui ho una rosa degli azzurrabili, Alessandro. È lui, eh? È Stefano Garzelli. Ripeto, veste la maglia bianca perché è il leader della classifica europea. Gigi, però il fatto che sia lì davanti significa che probabilmente starà lavorando per qualcun altro. No, ha capito che è una situazione un po' delicata, dal momento che tutta la serramenti di qui Giovanni, Antonio Giocattoli stanno preparando proprio il terreno per la rivelazione dell'anno, Francesco Ginanni, e quindi Garzelli sta correndo proprio su Ginanni, sta controllando Ginanni perché ritiene l'elemento più pericoloso. Vai con la tua lista. La mia lista c'è un'esclusione dolorosa. Ah, quindi parti dall'esclusione. Lo dico subito, comunque penso che... L'esclusione la dico dopo. Paolo Bettini, Davide Rebellin, Danilo Di Luca, Alessandro Ballà, Marzio Bruseghi, Matteo Dosatto, Gabriele Bosisio, Daniele Bennati, Filippo Pozzato, Stefano Garzelli, Francesco Ginanni, Luca Paolini e Leonardo Bertagnoli. Questi sono i nomi, sono 13 nomi se non sbaglio, quindi è chiaro che l'Italia sarà rappresentata da 9 titolari più le due riserve. È chiaro che il nome che manca un nome Damiano clamoroso, Cunego. Manca Damiano Cunego, purtroppo. Perché non l'hai messo? Io sono 4 anni che sto sempre difendendo Cunego, ora sinceramente non vedo più quel ragazzo del 2004, l'ho visto ultimamente sempre in affanno e quindi non lo ritengo in condizioni di indossare la maglia azzurra. È chiaro che Ballerini può fare le sue scelte perché è un commissario tecnico che non c'è da dirgli niente per i risultati che ho ottenuto, ma Cunego non mi ha convinto soprattutto nell'ultima Tre Valli Varesine, dove è stato attaccante nella parte finale, sulla salita dei Ronchi, un attacco attaccato e scattato, è stato ripreso da Bertagnoli e Bertagnoli è riuscito a staccarlo, quindi lì non mi ha convinto perché è sintomo che non è in condizioni, non ha più quella esplosività che aveva soprattutto nel 2004 quando era lui a fare la differenza. Gigi, diciamo pure che quest'anno Damiano Cunego è stato anche sfortunato perché aveva preparato molto bene il Tour de France, aveva rinunciato al Giro d'Italia e poi quelle cadute ne hanno condizionato assolutamente tutti e 21 i giorni. Non riesce a ritrovare la condizione però Gigi aveva anche l'anno scorso, perché l'anno scorso non dimentichiamo aveva trovato una buona condizione, ha vinto gare importanti ed era stato convocato giustamente da Franco Ballerini e Damiano Cunego ha dimostrato di aver meritato quella maglia. Quindi voi lo difendete tutti, capito? Io purtroppo sono arrivato a questa conclusione, capito? Va bene. A questa conclusione mi sono consigliato anche con tutti i ciclisti che conosco durante la settimana, vado in bicicletta insieme a centinaia di ciclisti, il 90% sono tutti d'accordo con me. Quindi, Va bene. Niklas Axelsson, bel lavoro quello dell'atleta svedese, naturalmente per Francesco Ginanni, come già abbiamo sottolineato. Gabriele Missaglia, guardate il forcing di Niklas Axelsson, qui siamo in un tratto di strada in leggerissima salita, guardate, cerca di dare tutto Niklas Axelsson perché il suo lavoro terminerà tra poco, l'importante è che lui riesca a tenere l'andatura elevata per impedire che altri corridori possano evadere proprio dal plotone. Francesco Ginanni in terza ruota e adesso la di qui Giovanni Androni Giocattoli ha dato veramente tutto, il gruppo vede anche maglie rosse dell'Acqua e Sapone, ma maglie rosse della Barlow World, ci sono anche le maglie nere e arancione del team Mike, quindi c'è anche l'LPR, c'è Raffaele Ferrara che qui aveva sempre fatto molto bene, sì, se non sbaglio esatto, terzo due anni fa dietro Rinaldo Nocentini. Sì, qui siamo proprio in vista dell'ultimo passaggio proprio del Gran Premio della Montagna, quindi località Monte di Nola, un'altitudine irrisoria, appena 174 metri ma 1500 metri impegnativi, pendenza media 9%, contratti del 15%, io penso che qui vedremo un grande attacco da parte di Stefano Garzelli, Alessandro, perché ha fatto lavorare la propria squadra, adesso è subito dopo dietro gli uomini della serramenti di qui Giovanni, ecco inizia Gigi, in questo momento la salita. È in terza posizione, c'è ancora Lorenzo Bernucci,
Beh, ottimo davvero il rientro di Bernucci, eh? Vuol dire che si è preparato bene per questo rientro, penso che è un ragazzo che si farà ancora sentire, non credo quest'anno, ma il prossimo anno penso che possa tornare protagonista. Vediamo un pochino cosa succederà adesso. È sempre Lorenzo Bernucci. Davvero ottimo il suo rientro alle gare mentre faticano diversi corridori, anche perché Tocnig nel caso specifico, anche perché la natura adesso è veramente sostenuta. Guardate la fatica, lo sforzo. Francesco Bellotti, il suo compagno di squadra, ecco, probabilmente Garzelli, Soler. Garzelli che attacca. Beh, Stefano Garzelli, l'attacco su questa salita, sa bene che non potrà rimanere da solo, ma intanto il forcing farà sì che il gruppo si spezzerà. Francesco Ginanni rimane in seconda ruota. Gasparotto in seconda. Francesco Ginanni. Sì, Ginanni sta cercando. E Stefano Garzelli, Garzelli, Ginanni, Gasparotto, questa è la situazione dei primi tre, il gruppo si è necessariamente spezzato. Vedete, grazie a Nazareno Balani che alterna le telecamere avanti e dietro per darci la reale sensazione di quel che stia accadendo. Mikhail Kalilov, mentre qui Daniele Pietropolli fatica, Stefano Garzelli va molto forte, molto bene, Francesco Ginanni però tiene, non riuscirà a rimanere da solo, sono due corridori che... Mauro Finetto? Sì, è Mauro Finetto, sì, l'atleta veronese, rivelazione di questa stagione, neoprofessionista, SFC... navigare. E Ginanni in questo momento sta accusando l'attacco di Stefano Garzelli. Mancano 500 metri allo scollinamento. Francesco Ginanni si lascia sfilare, Enrico Gasparotto rientra, vediamo se riuscirà ad accodarsi, mentre qui siamo su From, corridore del team Barlow World. Ancora le colline, la salita, la natura con Stefano Garzelli che rilancia nuovamente l'azione. Una bella edizione questa della Coppa Placci. Una Coppa Placci voluta, ideata, portata a livelli altissimi da Nino Ceroni, il presidentissimo storico di questa associazione Unione Sportiva Imolese. E adesso il testimone lo ha preso proprio Virgilio Rossi, che tra l'altro insieme con i suoi colleghi spesso e volentieri ci dà notizie importanti di radioinformazioni. Sì, insieme ai colleghi Gianni Seghetti, Giordano Rossi e Sergio Mometti. Qui Garzelli ha scollinato l'ultimo Gran Premio della Montagna. Rimane passaggi da solo. Primo Garzelli, secondo Gasparotto, terzo giovanissimo Finetto a 5 secondi. Bravo Mauro Finetto. Molte volte piazzato quest'anno ed è neoprofessionista Mauro Finetto. Stefano Garzelli però, sì, la condizione c'è, Gigi, a questo punto credo che sia al top, mancano ancora 20 giorni, può migliorare ulteriormente, credo che potrebbe essere un elemento utile per la nazionale. Sì, siamo a circa 9 chilometri dall'arrivo, discesa, gli ultimi 7 chilometri completamente pianeggianti. Garzelli ha sferrato un attacco micidiale, ma in questo momento sta cercando di rifiatare. Si... Sempre Mauro Finetto. All'inseguimento è stato ripreso Gasparotto da parte Caruso, Gigi? Sì, da parte degli altri corridori, sì, infatti. Della ceramica e Flaminia? È proprio così, Alessandro. Si sta formando un gruppetto in testa di 11 corridori. Allora. Ginanni, Finetto, Gasparotto, Vandenberg, Failli, Garzelli, Masciarelli, Paolini, da segnalare che sono 4 dell'Acqua e Sapone Caffè Mocampo, Caruso della ceramica Flaminia Bossini Docce, Cannone della NGC Medical con il numero 95 e per concludere dell'Amiche Supercross Massimo Giunti. Beh, Gigi, sono 4 uomini dell'Acqua e Sapone Caffè Mocampo, oltre a Stefano Garzelli che lì avanti ci sono Francesco Masciarelli, Luca Paolini e Francesco Failli. A questo punto Gigi e Stefano Garzelli è lì avanti, quindi è giusto che gli uomini dell'Acqua e Sapone, Francesco Masciarelli intanto sta salendo, che facciano il lavoro per Stefano Garzelli. Però se non sbaglio Stefano Garzelli è stato raggiunto adesso. Sì, è stato raggiunto, infatti si è formato questo gruppetto. Perfetto. Adesso. Allora a questo punto, Gigi, quali potrebbero essere le gerarchie in casa Acqua e Sapone Caffè Mocampo? Perché ci sono due uomini veloci, Stefano Garzelli e Luca Paolini, sicuramente Francesco Masciarelli e Francesco Failli saranno al servizio di questi due uomini. Eh sì, è proprio così, Alessandro, perché sia Paolini che Garzelli sono veloci, ma attenzione che anche Francesco Ginanni non veloce, forse è velocissimo, sì. Quindi ritengo che sia una lotta a tre, ma qui uno dei due sicuramente si dovrà sacrificare tra, certo, Garzelli e Paolini, sono tutti e due candidati alla maglia azzurra, in modo particolare Garzelli ci tiene, 9 chilometri all'arrivo, ci tiene ad indossare la maglia azzurra dal momento che è varesino, quindi correrebbe sulle strade di casa con l'appoggio del grandissimo pubblico,
Luca Paolini è stato richiesto proprio in settimana da parte di Paolo Bettini. Paolo Bettini ha fatto una richiesta speciale a Ballerini, dice: guarda, mi devi mettere in squadra Luca Paolini, perché secondo me è un elemento fondamentale per la nazionale azzurra. Mauro Finetto, Giampaolo Caruso, Enrico Gasparotto, Francesco Failli, Stefano Garzelli. Francesco Failli, eccolo qui davanti, e Francesco Masciarelli, Stefano Garzelli e Luca Paolini. Questo è lo schieramento dell'Acqua e Sapone Caffamucambo. Ripetiamo: Francesco Masciarelli, Francesco Failli, Stefano Garzelli e Luca Paolini, che in questo momento è in quarta ruota rispetto al treno rosso dell'Acqua e Sapone Caffamucambo, squadra diretta da Franco Gini. Siamo entrati nel circuito di Imola, sempre grande fascino questo autodromo, Gigi, con l'asfalto completamente rifatto, tutto veramente molto bello. E poi, se ricordiamo quante gare di Formula 1 si sono disputate qui, e davvero vengono i brividi. Noi siamo entrati dentro, abbiamo fatto un giro, no? Sì, abbiamo fatto un giro questa mattina, è stata una bella esperienza. Senza rischiare eccesso di velocità, naturalmente. Giampaolo Caruso, Mauro Finetto, Donato Cannone, quindi Famberger, poi Massimo Giunti, e chiude in ultima ruota Francesco Ginanni, che, come sa fare lui, a questo punto aspetta la volata. Lui non spreca nulla. Sì, è un ragazzo che sa leggere bene la corsa, quindi corre già come un professionista affermato. Beh, questo direi che è un requisito importantissimo, perché oggi, per vincere le gare, oltre ad essere forti, bisogna anche essere intelligenti e saper interpretare bene la corsa. Grazie Balani. A proposito di asfalto e di autodromo completamente ristrutturato, Francesco Masciarelli intanto davvero in un'ottima condizione, il piccolino di casa Masciarelli. Quindi eccolo lì Christian Famberger con Enrico Gasparotto, che gli è a ruota. Sarà lui il velocista, sarà lui l'uomo incaricato di far volata. Ecco l'ultima curva e poi si uscirà necessariamente dall'autodromo per intraprendere gli ultimi 6 chilometri, quelli che porteranno i corridori fin qui sul traguardo. C'è tanta gente qui proprio sul traguardo con Francesco Ginanni, che adesso è in penultima ruota. Vai. Il vantaggio dei fuggitivi è di 15 secondi sugli immediati inseguitori condotti da Mazzanti, Niemez e Ratti. E quindi è giusto il lavoro dell'Acqua e Sapone, bisogna tenere alto il ritmo per impedire che altri uomini possano rientrare a questo punto. Sì, in questo momento. Quindi dovranno sacrificarsi due uomini necessariamente. Sì, ma vediamo come si sta sacrificando Garzelli in questo Famberger, momento. Famberger e con tutta l'Acqua e Sapone, sì, no, ci sono alcuni che non collaborano, però, e questo potrebbe avvantaggiare gli inseguitori. Si esce a questo punto dall'autodromo non prima di aver superato, vedete, i mitici box, Francesco Failli e Francesco Masciarelli. Eccolo lì Christian Famberger in terza ruota, lavora lui, compagno di squadra di Gasparotto, proprio per il velocista che si impose in terra abruzzese in un campionato italiano. 6 chilometri all'arrivo, Donato Cannone, quindi Giampaolo Caruso, Massimo Giunti, via, si lascia mitico autodromo di Imola per il Gran Premio di San Marino di Formula 1, tanti tanti anni. Qui trovò anche la morte il grande Ayrton Senna, il giorno prima a Ratzeberger. Prossime gare in Italia, domani Giro della Romagna, 20 settembre, Memorial Man Servisi a Lido di Comacchio, 21 Gran Premio Industria e Commercio di Prato. E poi naturalmente mondiali. Poi campionati mondiali, il programma dei mondiali dal 23 al 28, 23 in programma l'agronometro individuale Under 23, il 24 l'agronometro donne, il 25 l'agronometro professionisti, dal 26 gare in linea. 26 la prova Under 23, il 27 sabato la prova femminile, il 28 la giornata direi più importante dei campionati mondiali di Varese, la gara dei professionisti. Ci sarà la RAI. La RAI al completo, con una grande squadra, quindi ci saranno tutti i giorni tantissime trasmissioni e anche un dibattito come il processo alla tappa. 5 km all'arrivo. Sempre Francesco Masciarelli con Francesco Failli, sempre Christian Famberger, Stefano Garzelli, quindi Mauro Finetto. Se non sbaglio alla sua ruota c'è Donato Cannone, quindi Enrico Gasparotto che si volta. Cerca di studiare la situazione. Bravo Mauro Finetto, eh? Davvero ottimo l'esordio tra i professionisti di questo ragazzo. È un ragazzino veramente che sta andando bene, sempre piazzato, sempre negli ordini d'arrivo, le sue caratteristiche, scattista veloce, sta rientrando, qualche corridore
vedo che si sta avvicinando agli 11 fuggitivi. Celli? Luca Celli, se non sbaglio. Infatti è proprio così, Alessandro, quindi sono diventati in 12, stanno rimanendo anche gli altri, come vediamo dalle immagini del nostro regista Nazareno Balani. Andiamo sul tratto di rettilineo, comunque pianeggiante, ancora qui Christian Fanberger, guardate che pedalata lunga, che rapporto pesante, duro. Stefano Garzelli, Gigi, è sempre in terza ruota, non trovo più Luca Paolini. Non so se sia rimasto attardato oppure se a questo punto sia lì nella pancia del gruppo. Eccolo intanto Luca Celli con il dorsale 11 corretto, mentre c'è Pinot, rientrato anche lui della Jeu Desert. Sta rientrando anche Federico Canuti della CSF Gruppo Navigare, Pasquale Muto e Giampaolo Caruso, e dentro lì Ceramica Flaminia Bossini Docce, che aveva anche campione d'Italia Filippo Simeoni. Francesco Failli intanto, certo ottima la stagione della squadra diretta da Pino Petito, si dimostra veramente un grandissimo tecnico. È vero, infatti sportivo. Da quello che sto vedendo, Alessandro, è così, non si è mai visto Luca Paolini, no. Sono quattro gli uomini in testa dell'Acqua e Sapone Caffè Mogambo, stanno sempre tirando Failli, Garzelli e Francesco Masciarelli, quindi è Paolini l'uomo delegato per la volata dell'Acqua e Sapone Caffè Mogambo. Come si sta sacrificando Giampaolo Caruso, Francesco Ginanni, ecco, guardate un pochino, Paolini ha preso la ruota di Ginanni, che evidentemente ritiene il più veloce. Beh, a questo infatti, punto. Infatti sì, anche perché Ginanni non ha nessun compagno di squadra, è da solo, quindi sta cercando proprio, certo, di sfruttare il lavoro degli uomini dell'Acqua e Sapone Caffè Mogambo. Ancora la pianura in queste zone. Arriviamo ai chilometri conclusivi. Vedete, altri uomini stanno rientrando, si potrebbe formare un drappello ben più nutrito. Mauro Finetto, Fanberger, Francesco Failli, Francesco Masciarelli ha terminato la sua fatica. Stefano Garzelli stringe i denti, potrebbe rivelarsi prezioso al Mondiale di Varese. Se, beh, potrebbe essere un jolly, no? Sia a disposizione di Paolo Bettini che eventualmente in una fuga. Ma guarda che è proprio così, Garzelli è un corridore capace anche di fare il gregario. Assolutamente. L'abbiamo visto proprio l'anno in cui Bettini vinse una grande Liegi-Bastogne-Liegi, primo Bettini, secondo Garzelli, fu veramente eccezionale, un corridore forte, tra l'altro poi correre sulle strade di casa ti dà un morale eccezionale, quindi entra in scena quella famosa marcia in più. È chiaro che Franco ha problemi d'abbondanza, direi che ci sono già due nomi sicuri come Ballerini e Rebelli, e penso che servano uomini forti come Ballan, come Tosatto, come Bruseghi, come Quinziato. Due chilometri all'arrivo intanto. Due chilometri alla conclusione, sì. Qui vicino, Gigi, la sede della Mercatone 1 con la biglia, con il ricordo di Marco Pantani, la storica squadra del grande pirata. Allora, svolta a destra e poi praticamente una lunga volata, una volata lunga 2 chilometri. Francesco Failli è lì davanti, tra poco Nazareno Balani con le telecamere passerà su quelle fisse, dunque si lasceranno le moto riprese. Sempre davanti l'Acqua e Sapone Caffè Mogambo, che oggi praticamente è stata in testa dall'inizio alla fine. Vediamo chi c'è, sempre Failli e Stefano Garzelli. Failli, quindi Mauro Finetto, poi Donato Cannone, quindi è salito ancora in quinta ruota Luca Paolini, eccolo lì. Ginanni con Paolini a ruota. Esatto, con Paolini a ruota. C'è anche Enrico Gasparotto, che è ben posizionato a questo punto. Qui l'andatura è veramente sostenuta, la curva a sinistra che non crea problemi. Vedete, il gruppo adesso è forte di una ventina di unità, 15-20 uomini. Ultimo chilometro. È un lungo rettilineo fino alla conclusione. Mauro Finetto, sempre davanti. Francesco Failli, grande giornata. Failli, Garzelli. Garzelli, Finetto, Cannone, Gasparotto. Chi sta cercando di salire, forse proprio Francesco Ginanni. Ma Failli tiene un'andatura sostenuta. Stefano Garzelli, a questo punto sarà sicuramente lui a dover lanciare Luca Paolini. Termina il lavoro anche di Francesco Failli, c'è anche Pete Gorni, Pasquale Muto, eccolo,
L'accelerata di Garzelli sta facendo male a qualche corridore, 300 metri all'arrivo. 300 metri alla conclusione, è rientrato anche Eddie Ratti che non potrà però far volata. Guardate Stefano Garzelli, è lui che sta tirando la volata a questo punto a Luca Paolini. Parte Mauro Finetto, alla sua destra c'è Enrico Gasparotto, Francesco Ginanni prova ad uscire alle transenne invece Luca Paolini. Luca Paolini che sta prendendo un margine di vantaggio importante e va a vincere Luca Paolini con Stefano Garzelli che giunge a braccia alzate dopo aver tirato volata insieme con il suo compagno di squadra Francesco Failli la 58esima edizione della Coppa Placci sul circuito imolese. Dunque trionfo dell'acqua e sapone caffè Mocambo, seconda posizione per Enrico Gasparotto del team Barloworld, terza per Mauro Finetto, neoprofessionista del CSF Group Navigare, poi Francesco Ginanni della Serramenti di cui Giovanni Androni Giocattoli. Seguono Cannone a Raffaele Ferrara, bravo, è rientrato, quindi Fabio Sacchi, anche lui è rientrato, Giampaolo Caruso, Muto e Giunti. Questi primi dieci, vediamo ancora una volta lo sprint regale direi di Luca Paolini. Sì, si è visto il grande lavoro che ha fatto Failli e Garzelli quando ha preso la testa Garzelli ai 700 metri dall'arrivo, ha dato veramente un'accelerata spaventosa, ha messo in difficoltà gli avversari. Paolini ha vinto benissimo, quindi una vittoria meritata sia per Paolini che per la squadra Acquisapone Caffè Mocambo, la squadra che ha lavorato di più insieme alla Serramenti di qui Giovanni Androni Giocattoli. Al direttore sportivo andrà la Coppa Placci, quindi a Franco Gini verrà consegnata questa Coppa Placci. Beh, complimenti anche di Franco Ballerini a Luca Paolini, il sorriso di entrambi, soprattutto il sorriso di Luca che a questo punto si sente a disposizione al 100% della squadra eventualmente nazionale che ideerà Franco Ballerini. Il 15 dovrebbero arrivare le convocazioni. Sì, il 15 proprio darà i nomi dei nuovi titolari e le due riserve, il 15 settembre. Non solo lui, ma naturalmente anche tutti gli altri tecnici dell'Under 23 e della Nazionale delle Donne. E poi le squadre dei Cronomen, per quanto riguarda i cronomen, sono i corridori direi più importanti per quanto riguarda, sono Quinziato e Pinotti. Avete visto per un momento inquadrata la Coppa Placci e viene chiamato sul palco e invitato a salire sul primo gradino del podio Luca Paolini. Festeggia così la seconda vittoria stagionale dopo tanti piazzamenti, praticamente all'inizio stagione con il trofeo La Iguaglia. Il trofeo La Iguaglia, seconda vittoria stagionale, sì. Quindi proprio nel momento giusto, nel momento in cui Franco Ballerini sta per formare la Nazionale Azzurra. Abbiamo visto proprio il sindaco di Imola che consegna il trofeo e la coppa. Sì, grande affermazione per Luca Paolini, il corridore comasco, ha ritrovato lo smalto, quindi una pedina importante per Paolo Bettini, per la Nazionale Azzurra. Assolutamente, il sindaco Daniele Manca dunque consegna il trofeo con Armando Galanti e Giuliano Dall'Osso ed ecco qui Luca Paolini che può alzare anche i fiori con le due miss, una a destra e una a sinistra. Stefano Bertolotti intanto lo speaker della manifestazione chiama anche Enrico Gasparotto, bravo anche questo ragazzo, vedete il tricolore bordino nelle maniche a indicare che è stato campione d'Italia quest'anno, una buona stagione con tre vittorie e soprattutto Gigi direi con una Tirreno Adriatico davvero disputata ad altissimi livelli, battuto solamente da Fabian Cancellara. Il presidente Renato Di Rocco. Sì, oltre la Tirreno Adriatico anche Gasparotto, una grande Milano Sanremo. Assolutamente, Renato Di Rocco, presidente federale, federazione che spera di sorridere ancora dopo i tanti successi di questi anni, il 28, o meglio dal 23 al 28. E ora aspettiamo la chiamata di Mauro Finetto. Mauro Finetto! In questo momento arriva sul palco per il podio dunque Paolini, Gasparotto, Finetto, questo è il tris d'assi della 58esima edizione della Coppa Placci. Domani il Giro di Romagna, prima però naturalmente sentiamo questi tre ragazzi che hanno davvero onorato la Coppa Placci, Virgilio Rossi intanto che consegna la Coppa anche a Mauro Finetto, presidente dell'Unione Sportiva Imolese. Bene così, vediamo ancora una volta il replay della vittoria di Luca Paolini. C'è
cerchiamo di studiarla perché è stato molto bravo. Al momento che alle transenne sembrava chiuso Luca Paolini, sembrava poter avere la meglio Enrico Gasparotto, poi è riuscito a trovare quel varco proprio alla destra di tutti rispetto al gruppo che giungeva fin sul traguardo e a trovare questo importante successo. Ecco, vediamo con Luca Paolini il successo che lo porta in alto, soprattutto lo porta a sperare. Eccolo qui, si è allargato di fatto il gruppo e Luca Paolini è riuscito a trovare il guizzo giusto. Sentiamoli. Eccoci allora sul podio premiazioni con il vincitore Luca Paolini, che bella vittoria soprattutto a 23 giorni da quel mondiale in terra varesina. Sì, senz'altro una bella vittoria e soprattutto una vittoria di squadra, perché dopo l'ultima volta sullo strappo siamo rimasti 4 minuti davanti con altri 6-7 corridori e siamo molto motivati, perché comunque tutto l'anno che andiamo bene e vogliamo finire al meglio questa stagione. Ho avuto un grande supporto dalla squadra, ringrazio soprattutto Garzelli, perché è un corridore che, come lui, che si sacrifica, è sempre qualcosa di bello. Luca, la maglia della tua società è rossa, ma c'è spazio anche per l'azzurro? Ma per l'azzurro c'è sempre spazio, però io e Franco ci conosciamo, abbiamo un bel rapporto, lui sa, cioè, che se io dico che ci sono, ci sono, poi sta a lui decidere se assegnarmi un compito in questa nazionale o no. Comunque io sono contento di esserci, soprattutto per, diciamo, adesso per la maglia rossa che indosso, per la Quel Sapone. Poi se verrà anche il mondiale, quella azzurra, ben venga. A inizio stagione hai vinto il trofeo Leguiglia e dicevi non so se continuerò. Oggi, quasi a fine stagione, hai vinto questa Coppa Placi. Continuerai naturalmente? Sì, sicuramente. Sono cose che magari si dicono in momenti difficili. Poi oltretutto questa forse è stata la stagione dove sono stato più continuo, anche se questa è soltanto la seconda vittoria, ho fatto parecchi secondi posti, parecchi piazzamenti. Sto trovando più continuità, più che passano gli anni più divento, diciamo, tra virgolette professionista, perché mi accorgo che gli anni passano e quindi bisogna raccogliere quello che si può in breve tempo. E oggi hai raccolto la Coppa Placi, complimenti Luca Paolini, vieni qui Enrico Gasparotto, poi c'è anche Mauro Finetto che aspetta. Allora Enrico, anche per te un onorevole secondo posto, quest'anno per te è una stagione molto importante. Ma sicuramente un buon secondo posto dietro a Luca Paolini, che era in buona condizione, ha fatto dei risultati prima di questa corsa importante, mi alleno con lui, quindi sapevo che era in buona condizione. Ancora una volta ci sono, ho dimostrato nel corso di quest'anno di esserci in quasi tutti i mesi dell'anno, ho avuto un po' di una defiance durante il Giro d'Italia, però per il resto sono contento e soddisfatto della stagione che ho fatto, perché ho dimostrato di avere continuità ad alto livello. Enrico, anche per te la stessa domanda che ho fatto a Luca Paolini, la tua maglia è rossa ma c'è spazio anche per l'azzurro? Ma non sono io ovviamente il commissario tecnico è Franco. Sicuramente in questi anni ha dimostrato di essere in grado di fare il commissario tecnico alla grande, perché ha vinto dei titoli importanti, ha vinto delle medaglie importanti, l'ultima di Rebellin alle Olimpiadi, quindi a un commissario tecnico così non gli si può dire niente, le sue decisioni saranno quelle più giuste. Se ci sarò io sono contentissimo, perché ovviamente il sogno di qualsiasi buon corridore prendere parte a un mondiale o un'olimpiade, quindi se ci sarò sono il primo ad essere contento, se non ci sarò abito a Carnago, 2 passi da Varese, a vederlo ci sarò sicuramente. Grazie Enrico, noi ti aspettiamo in un caso o nell'altro. Vieni qui Mauro Finetto, beh sei giovanissimo eppure già diversi piazzamenti, l'ultimo quest'oggi. Ma sì, per me è una grande soddisfazione, perché essere già competitivo al primo anno tra i professionisti sicuramente è una buona cosa. Quindi veramente dopo il terzo posto del Melinda, il quarto del Travalli Varesine, così avere questa continuità con i migliori per me è una grande soddisfazione. L'anno prossimo tu sarai ancora in CSF Group Navigare? Sì, sì, l'anno prossimo sarò ancora qui e vedremo di fare altri buoni risultati da qui a fine dell'anno. Grazie Mauro Finetto, grazie all'esterna 1 di Bologna, a Nazareno Balani per la regia, grazie a Gigi Sgarbozza per il commento tecnico, da Alessandro Fabretti appuntamento a domani quando si correrà il Giro di Romagna. È tutto qui da Imola per la Coppa Placi, il vincitore lo avete sentito è Luca Paolini. Città ciclistica Francesco